Una trasmissione offerta da Conto Arancio, un'idea ING Direct. Di ripresa, forse. Settimana scorsa avevamo parlato di una crisi invece che poteva riproporsi dopo che sembrava che i mercati avessero superato i momenti peggiori. È tornato forse un po' di sereno, soprattutto dall'altra parte dell'oceano, dove c'è il mercato che guida poi le borse di tutto il mondo, il barometro un po' delle piazze finanziarie internazionali. E questa settimana appunto il Dow Jones è tornato sotto, che è l'indice dei più importanti titoli industriali americani quotati a Wall Street, è tornato sotto sopra una barriera importante, un muro veramente importante. I dati dell'economia americana segnalano probabilmente il continuare, l'inizio di una ripresa. Quello che preoccupa gli europei, devo dire, più che le borse forse in questo momento, è l'euro, anche se molti dicono forse non è una preoccupazione così grave. In fondo quello che l'Italia ha vissuto negli anni passati con la lira, la svalutazione competitiva, chi non la ricorderà, in questo momento la sta rivivendo con l'euro, anche se poi evidentemente gli economisti dicono c'è il problema degli acquisti delle materie prime che vengono fatte in dollari, quindi le paghiamo tutti più cari. Sulla piazza italiana la fa ancora da padrone la vicenda Montedison ed EF, una delle vicende sintomatiche peraltro di quanto questa Europa, che molti vogliono unita, e noi evidentemente fra questi, molti altri invece non la vedono affatto unita e pensano ai propri interessi nazionali. Fra questi sicuramente ci sono i transalpini, famosi per il loro sciovinismo, e ci sono molti temi interessanti. Continua però questo momento di alta febbre per i risparmiatori e gli investitori, che non sanno in questo momento cosa fare, come comportarsi con i propri investimenti, se tenerli ancora congelati, in stand-by, nei fondi monetari, con pronti contro termine, piuttosto che in conti di deposito. Ne sono, come sapete, nati ultimamente diversi, che danno remunerazioni anche interessanti e che fungono probabilmente mai come in questo momento come valvola di sfogo per i risparmi prima di decidere dove allocarli. Parleremo di questi temi e di altri ancora questa sera con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi, partendo da Stefano Masullo, che torna a Money, segretario generale di Asso Consulenza, e che ci presenterà anche una serie di libri legati al mondo della finanza e anche dell'economia. Buonasera Masullo. Buonasera. Una prima volta invece alla nostra trasmissione per Flavio Miglioli, direttore generale di Xelion, società del gruppo Unicredito Italiano, quindi uno dei più importanti gruppi finanziari del nostro paese, gruppi creditizi del nostro paese per la precisione, che si occupa di gestione del risparmio, di consulenza finanziaria, e lì avremo modo di chiedere anche notizie evidentemente su come la pensano i clienti di Xelion riguardo a questo momento. Quindi buonasera Miglioli, buonasera ad Andrea Giacobino, direttore di Investire, è la più importante, lo dicono anche i dati di diffusione, buonasera. Gli ultimi che abbiamo ricevuto, rivista dedicata al risparmio e agli investimenti, che ci presenta, e lo facciamo subito, la facciamo vedere, il numero di giugno che è in edicola con questa copertina che riguarda le gestioni in fondi, sono un affare, e ne parleremo. Vedremo di capire se sono veramente un affare queste gestioni in fondi. Direi di iniziare da Miglioli. Stefano Masullo, dicevamo prima del momento particolare sui mercati, che peraltro continua da qualche mese questa grande incertezza, l'abbiamo analizzata anche con Flavio Miglioli, direttore generale di Xelion, che ci ha parlato di questa ricerca commissionata a CIRM.
Quali sono invece le tue previsioni? Tu sei hai un ruolo istituzionale prestigioso, segretario generale di Assoconsulenza, ma operi e hai operato soprattutto, adesso forse non operi più, però hai operato sul mercato da anni. Però non faccio l'astrologo, quindi le previsioni non le posso fare, anche se insieme all'amico Andrea ogni anno facciamo un calendario finanziario con le previsioni, ma ci divertiamo, no, al di là delle battute. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Miglioli, cioè ci sarà sempre di più bisogno, e poi mi ricollego al discorso del mercato, ci sarà sempre più bisogno di assistenza, di consulenza, di informazione, e lo vediamo anche dai dati di Investire che citavi prima. Quindi i settori dove andare ad investire, per esempio, sono proprio quelli dell'editoria e dell'editoria magari specializzata in determinati ambiti, come quello finanziario. Nel settore finanziario io vedo particolarmente bene, per esempio, chi produce i content provider, chi fa formazione e chi fa consulenza, quindi il discorso anche di e-learning, online, offline. Per quanto riguarda il mercato italiano e il mercato in generale, sarà ancora caratterizzato da una grande volatilità, perché questa abbuffata che c'è stato negli scorsi 2 anni bisogna smaltirla, e non si smaltisce certo in 6 mesi. Però questo è il momento per fare dell'accumulazione, cosiddetto in gergo tecnico, stando attenti a quali titoli si vanno a comprare, quindi ben vengano la figura del financial advisor o del personal financial advisor, cioè il fai da te, io faccio una battuta, chi fa da sé perde per 3 fondamentalmente, e quindi bisogna stare attenti, bisogna rivolgersi a organizzazione, a consulenti consolidati di fama. Però in questo momento si può comprare, e in ultima battuta qualche titolo noi abbiamo consigliato, in questo momento consigliamo di portare la quota di investimenti nazionale da 0 al 30% massimo. Quindi, come dire, decisamente decisamente. Quindi, fino a un certo questo punto. Può essere il momento buono. Il mese di giugno potrà dare qualche soddisfazione, ma bisogna scegliere bene i titoli, energetici, telecomunicazione, per energetica intendo anche l'acqua, quindi multi-utility? Assolutamente sì. Stefano Masullo ha scritto insieme a Sergio Ciriaco Psicologia dell'investitore, tecniche e metodologie operative. Un aiuto per chi vuole operare sui mercati, Stefano? Sì, come diceva il dottor Miglioli prima, negli ultimi 2 anni, come ha ribadito anche Giacobino spesso e volentieri nei suoi editoriali, il mercato è stato dettato da una parte esuberanza irrazionale, poi da panic selling nella parte finale dell'anno scorso, dell'inizio di quest'anno. Si moltiplicano in momenti di mercato come questi, caratterizzati da una incertezza ancora molto alta, le proposte da parte della business community di strumenti per poter investire con più o meno rischi. Uno di questi, non soltanto negli ultimi tempi, ma ormai negli ultimi anni in Italia, poi all'estero invece ha una tradizione più consolidata, sono i covered warrant. Stefano Masullo ha scritto con Fabrizio Pozzi Guadagnare con i covered warrant, come investire in covered warrant con successo attraverso il supporto dell'analisi tecnica e l'analisi fondamentale. Covered warrant che molti hanno criticato, però, perché più che guadagnare rischiano di far perdere i risparmiatori. Guadagnare significa anche non perdere, quindi un libro è una guida. I cover warrant devono essere utilizzati per quello che sono, uno strumento ad alto rischio o ad alta copertura per coprirsi da eventuali rischi. Esempio, e tra l'altro il Credito Italiano, che è la casa madre della società del dottor Miglioli, è stato uno dei primi a creare un mercato, quello dei cover warrant. Allora, le responsabilità, per rispondere alla tua prima domanda, ce le hanno avute sia i risparmiatori, che sono fatti ingolosire dall'avidità di poter guadagnare. Che forse non hanno compreso appieno, esatto, in molte occasioni. E una parte della responsabilità ce l'hanno anche gli operatori. Chi però li ha spinti, forse. Gli operatori del settore bancario, che forse hanno venduto anche alla vecchietta cose che non avrebbero dovuto vendere. Quindi la responsabilità è sempre nel mezzo. Ecco, ma chi vanno indirizzati i cover? A un risparmiatore evoluto? Vanno indirizzate a un risparmiatore culturalmente, socialmente ed economicamente evoluto. Esempio, in momenti di mercato molto turbolenti i cover warrant vanno benissimo. Io compro delle Fiat, oppure ho delle Fiat in portafoglio, non voglio vendere le Fiat, voglio coprirmi da un'oscillazione del rischio, allora mi compro un'opzione, un cover warrant put, però va utilizzato in questo senso. Mi verrebbe la battuta perché ha soldi da perdere. No, assolutamente.
C'è giusto il tempo per vedere rapidamente le pagine del televideo dedicate alla nostra trasmissione e poi congedare i nostri ospiti. Pagina 779 dedicata a Xelion, pagina 780 ING Direct, 781 Twisim. Grazie a Andrea Giacobino, direttore di Investire, la più importante rivista dedicata al risparmio e gli investimenti, che è fuori da qualche giorno in edicola col numero di giugno, e con anche all'interno Investire Online, cioè il trading via internet aperto a tutti, fra l'altro c'è uno dei servizi dedicato ai contratti, molto interessante questo servizio riguardante i contratti che vengono proposti dalle varie società di gestione, di consulenza al risparmiatore. Quello più chiaro e trasparente lo firma, indovinate chi? Xelion. Grazie a Flavio Miglioli, direttore generale di Xelion, gruppo Unicredit Italiano, che ci ha illustrato al meglio il sito www.xelion.it e tutte le attività che Xelion ha attivato nei confronti per supportare i risparmiatori, ma anche i propri promotori finanziari. Grazie a Stefano Masullo, segretario generale di Asso Consulenza, di cui abbiamo presentato anche le fatiche, due delle tre fatiche letterarie, perché uno non siamo riusciti a presentarlo, ma adesso la regia prontamente ce li inquadrerà. Eccoli qua, anche dal punto di vista cromatico molto belli, oltre che molto interessanti, i tre libri, le tre fatiche letterarie di Stefano Masullo. Grazie, gentili telespettatori, soprattutto a voi che ci avete seguito anche in questa puntata di Money. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, stessa ora, stesso canale, stesso giorno, e in questo momento, comunque, forse e soprattutto, buon investimento a tutti. Le stelle, l'argomento del giorno, care telespettatrici e cari telespettatori. Questo sembra appunto il tema su cui si stanno focalizzando le prime pagine dei giornali economici. Questo euro, che per tutto il 2001 era stato pesantemente penalizzato da un dollaro sempre più forte che l'aveva schiacciato molto sotto la parità, sembra ormai da qualche mese, da ottobre dell'anno scorso, sembra aver iniziato una cavalcata che pare inarrestabile. Questo naturalmente, se fa piacere agli europeisti più convinti, inizia a creare qualche allarme sia nelle aziende che nei risparmiatori europei, ed evidentemente noi siamo fra quelli. In tutto questo, come dire, c'è una borsa che batte in testa, che dopo aver fatto registrare un rialzo sensibile anche dall'inizio dell'anno, nonostante i molti problemi, la guerra in Iraq, la SARS, nell'ultima settimana ha dato segni di rallentamento e di raffreddamento. Ma per scendere nel dettaglio e illustrare con la solita cortesia i temi della serata, lascio la parola a Gisella Doladoni. Buonasera Gisella. Buonasera, buonasera e ben ritrovati anche da parte mia a questo nuovo appuntamento con Soglie. Come sempre entriamo ora nel vivo della puntata andando a scoprire insieme quelli che saranno gli argomenti che approfondiremo in compagnia dei nostri ospiti. Mentre le autorità americane sembrano non voler prendere provvedimenti contro la svalutazione del dollaro, il super euro penalizza le società e le economie europee, che chiedono insistentemente un taglio dei tassi per evitare una recessione. Ma che influsso può avere un euro così forte sui mercati azionari e sui nostri risparmi? E nonostante, dicevamo, le pesanti flessioni delle ultime riunioni, tra gli analisti continua a prevalere un certo ottimismo sull'andamento dei mercati azionari. La liquidità infatti continua a essere abbondante e le aspettative di una ripresa stanno aumentando, anche se si comincia a parlare di deflazione, un termine che sta preoccupando molti analisti. Ma intanto proseguirà il recupero dei mercati azionari, oppure è ancora meglio per i risparmiatori stare alla finestra e attendere l'evolversi della situazione?
Oggi, più che mai, il risparmiatore ha bisogno di certezze, ma chi si è affidato alla figura del promotore finanziario in questo momento deve assistere a numerosi cambiamenti. A che cosa porteranno le integrazioni e le acquisizioni in corso attualmente nelle varie reti? E porteranno dei vantaggi agli investitori? Di tutto questo parleremo con Stefano Masullo, questa sera qui con noi, presidente di Opus Consulting, società di consulenza operativa a livello internazionale e specializzata, tra l'altro, nella pianificazione patrimoniale e fiscale, nel marketing, e nella comunicazione finanziaria. Buonasera Masullo, di cui presentiamo l'ultima fatica editoriale, il consulente di investimento, scritto insieme a quattro mani con Massimiliano Romano per le edizioni FAD Milano. Buonasera. E con noi stasera anche Mauro Albanese, responsabile pianificazione e offerta commerciale di Xelion Banca, la banca multicanale del gruppo Unicredito Italiano, che offre ai propri clienti una gestione del risparmio attraverso soluzioni e strumenti personalizzati. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera Milo Goi, direttore di espansione, ormai i nostri telespettatori più affezionati lo considerano un... Ecco, questo rischio intanto magari... Approfittiamo della presenza di Masullo per spiegare in parole povere e soprattutto in parole semplici ai nostri telespettatori esattamente cos'è la deflazione, perché l'inflazione ormai tutti la conoscono, è diventato un termine usuale anche per la massaia, ovvero è la crescita dei prezzi rispetto al costo della vita. Cos'è invece la deflazione? La deflazione è una cosa pericolosissima, perché l'inflazione comunque è possibile combatterla, contrastarla, per esempio con aumento di tassi di interesse, aumento della leva fiscale. La deflazione ha un'origine particolarissima e soprattutto è di tipo psicologica, perché la deflazione innesta un meccanismo vizioso che si instilla nei consumatori, i quali posticipano sempre di più i propri acquisti, le proprie decisioni di investimento. Perché? Perché tanto sanno che la settimana dopo, il mese dopo, quel prezzo, il prezzo di quel bene o di quel servizio calerà continuamente. Quindi la deflazione è l'opposto dell'inflazione, cioè una discesa rispetto dei prezzi al periodo precedente di riferimento dei prezzi. Mentre... un crollo degli utili aziendali. Certamente. E quindi disoccupazione è una cosa storica. L'impero romano è caduto anche per la deflazione sotto Diocleziano. Ecco, dopo questo cenno storico di Milo Goi, sempre molto apprezzato, chiediamo a Masullo. Sembrava che l'euro non potesse farcela raggiungere la parità contro il dollaro. Invece, come dicevamo, da novembre, ottobre, ha iniziato questa grandissima cavalcata. Ecco, a tuo avviso quali sono le prospettive? È conveniente, ad esempio, per i risparmiatori europei investire nella valuta americana sperando in un recupero del biglietto verde? No, nel breve periodo non prevediamo un recupero. Era già da un anno e mezzo che noi avevamo previsto una ripresa dell'euro per un semplice motivo, per motivi finanziari e soprattutto per motivi politici degli Stati Uniti, perché non dimentichiamoci che in questo momento loro stanno combattendo una guerra sottile anche di tipo politico con la valuta. Perché? Perché mette in ginocchio il sistema economico, finanziario, produttivo europeo, in particolare Francia e Germania, che erano poi state quelle che avevano boicottato in qualche modo la guerra in Iraq. Quindi dal tuo punto di vista, come dire, l'investimento in dollari in questo momento non è conveniente? No, sarebbe invece più importante fare degli investimenti reali in dollari, ovviamente con il calo del dollaro, cioè non comprare la valuta, ma magari comprare degli immobili, dove per esempio a New York in certe zone c'è stato un crollo del 10-20% degli immobili. Se noi poi ci sommiamo una discesa del 15-20% della valuta, abbiamo un discount del 40%. Sì, sì. E invece le azioni? Le azioni direi in questo momento di stare fuori. Le azioni americane naturalmente. No, di stare fuori dal mercato, quindi magari anticipo un po' la parte della domanda che è stata fatta. In questo momento noi prevediamo di stare in maniera molto liquidi alla finestra. Liquidità comunque, è la parola d'ordine. Esatto. E noi adesso andiamo a vedere dal punto di vista dell'analisi tecnica prima l'andamento del Dow Jones e del Mibitel e poi l'evoluzione del rapporto euro-dollaro. Ce ne parla Chiara Locati, responsabile dell'analisi tecnica di Twice Advice, una delle più importanti società di consulenza finanziaria operanti sul mercato italiano e controllata dal gruppo Twice. Benvenuta Chiara. Buonasera. 1.18, 1.20, questo è la
quota a cui bisogna porre particolarmente attenzione per quanto riguarda il rapporto euro-dollaro, secondo Chiara Locati, dicevamo nella prima parte di soldi. Torniamo invece adesso ad occuparci, o andiamo ad occuparci, di mercato azionario. Allora, Stefano Masullo, i più coraggiosi sono avventurati in un ritorno sul mercato azionario, peraltro Albanese diceva che ad esempio i clienti di Xelion, che essendo una delle più importanti reti di promotori finanziari rappresentano una buona parte dei clienti di reti, hanno voglia di investimento azionario. Tu in questo momento, come dire, come ti poni? Sono d'accordo con quanto diceva Albanese, cioè c'è una paura, c'è un'attrazione da una parte e un timore dall'altra. E come dicevi giustamente tu, questo è un mercato dove i più coraggiosi, ma più che coraggiosi, userei un'altra parola in maniera brutale, cioè gli speculatori. Perché questo è un mercato da speculazione, essendo un mercato laterale che fa poche oscillazioni sia all'insù che all'ingiù, è un mercato di professionisti dove si devono andare ad operare, per esempio, per fare margine utile, con le vendite allo scoperto, con le ricoperture, ma soprattutto con l'utilizzo di strumenti sofisticati come le opzioni, put e call. Quindi questa è la dinamica, per quello che ho detto ancora prima, la liquidità, perché è una situazione ancora molto incerta, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario, derivante anche dal discorso dell'euro che si faceva prima, quindi anche attenzione. Anche perché, Albanese, il vero problema è che i vostri clienti, come buona parte dei risparmiatori e dei nostri telespettatori, hanno voglia di mercato azionario perché sono stufi di rendimenti così bassi, perché evidentemente la liquidità, seppur, come dire, investendo anche in uno strumento come il conto di deposito, ha un rendimento evidentemente di un certo tipo, molto da cui bisogna depurare il costo, l'inflazione, quindi un rendimento reale veramente fra l'1 e l'1,5%. I conti correnti ormai non rendono più niente, lo sappiamo tutti. I titoli di Stato sono scesi ai minimi storici. Sì. Le obbligazioni corporate presentano qualche rischio. E a questo punto io direi di andare a vedere quale può essere l'evoluzione dei più importanti mercati azionari, o meglio del più importante mercato azionario, del più importante indice come il Dow Jones e del nostro indice naturalmente il 1030. A questo punto è il momento di richiamare Chiara Locati, eccola qua, benvenuta Chiara, vogliamo Buonasera. Continuare questo discorso? Sì, innanzitutto andando a guardare l'indice MIBTEL del nostro mercato italiano, quello che possiamo vedere è che con il test delle resistenze in area 18,2 le quotazioni hanno arrestato il loro movimento di salita, che era stato un movimento anche più che altro nei mesi di marzo ed aprile interessante. Poi in realtà il mese di maggio ha visto un rallentamento, una salita sempre meno convinta con divergenze tecniche anche forti. Quello che possiamo vedere sul nostro MIBTEL è che le quotazioni si trovano sotto una resistenza dinamica, cioè una trendline discendente importante. Che è rappresentata da quota? Che è rappresentata, beh, sicuramente già il test di 18.200 è un livello interessante in grado di contenere le quotazioni. Siamo in una situazione di inizio di correzione discendente che in termini di MIBTEL può avere target sulla base di quest'ultimo movimento di salita che è stato più stentato, diciamo, cioè in area 17.000 di MIBTEL. A quel punto riusciremo a capire se la discesa era solo una correzione per poi vedere un mercato in grado di ripartire, soprattutto in grado di violare al rialzo queste resistenze, oppure se 17.000 non dovesse tenere, 16.9, 17, il movimento discendente, allora probabilmente torneranno i rischi di nuovi test dell'area di minimo. Quindi occhio ad area 17.000 per quanto riguarda il MIBTEL, per quanto riguarda il Dow Jones a livello internazionale? Per quanto riguarda il Dow Jones vediamo innanzitutto una situazione leggermente più forte, perché l'America negli ultimi periodi è stata sicuramente più forte rispetto all'Italia, però osservate la similitudine, anche il Dow Jones si è portato in prossimità di un'area di resistenza critica, di una resistenza dinamica che in realtà in termini di S&P 500 è già stata violata. La sensazione è che anche il Dow Jones possa effettuare una flessione correttiva, e questa flessione però per il momento non siamo ancora perfettamente in grado di dire se si fermerà realmente per dare la ripresa ai mercati oppure se sarà un'inversione vera e propria. Intanto, quindi direi mi sembra che
quota 9.000 punti rimanga... Assolutamente, 8.870 è il primo livello, ma soprattutto area 9.000. Finché il Dow Jones non riuscirà a superare questi livelli, non ci sarà una ripresa in ottica di medio periodo. Grazie Chiara Locati, noi restiamo sempre in ambito di azioni perché ci andiamo adesso ad occupare dei titoli che si sono meglio comportati durante la settimana borsistica, o meglio, i titoli che hanno messo a segno le migliori performance nelle ultime 5 riunioni di borsa. I buoni risultati del primo trimestre 2003 hanno influito positivamente su Esprinet, il titolo della società distributrice di prodotti informatici guadagna a Piazza Affari nelle ultime 5 riunioni quasi il 10%. Vediamo tutti i particolari nel prossimo servizio. C'è un grande bisogno di consulenza altamente professionale, Exelion ne è un esempio, i risultati che ha raggiunto in questi primi mesi del 2003, Masullo, ma è meglio la consulenza professionale o il fai da te? Posso fare una battuta, chi fa da sé perde per tre su questi mercati, quindi assolutamente bisogna essere assistiti da un professionista e quindi l'idea intelligente che sarà il futuro è quello di avere un consulente di investimento, cioè un medico, e un farmacista come può essere per esempio la loro struttura, perché hanno una varietà di produzione, di prodotti, perché il consulente non può vendere, non può proporre direttamente, può dare un'indicazione e poi con questa indicazione l'utente può andare dal promotore finanziario appunto di Exelion Banca e scegliere su una gamma elevata. Noi la vediamo un po' diversamente perché la nostra politica anche di acquisizione di promotori sul mercato è rivolta a promotori di elevato standing, per cui il medico per così dire ce lo abbiamo in casa. In casa. Bene, e sempre restando in, come dire, in argomento di azioni, i risultati inferiori alle previsioni, la revisione al ribasso degli obiettivi 2003 hanno inciso negativamente sull'andamento del titolo Data Service, che nelle ultime 5 sedute ha perso quasi il 15% del proprio valore. Siamo arrivati quindi al momento dei titoli meno. Ma peggio di Data Service si sono comportati Zignago e Permastelisa, che perdono entrambi oltre il 20%. E siamo giunti ai saluti, grazie a Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting ed autore del consulente di investimento per edizioni FAG Milano, per esserci venuto a trovare in studio. Grazie a voi. Grazie a Mauro Albanese, responsabile pianificazione e offerta commerciale di Exelion Banca, che sicuramente avrà dato indicazioni utili a tutti i promotori numerosi che ci seguono ogni settimana. Speriamo. Grazie a Milo Goi, direttore di espansione, appuntamento in edicola con PMI, sì. Alleanze per vincere, questo sì. È l'articolo di copertina del numero di maggio, che ha eccezionalmente contiene un cadeau, l'escluso romanzo di Michele Mengoli, prima volta che un mensile sì. Economico regala un libro. Sì, noi siamo sempre all'avanguardia, è un graffiante ritratto del business della cultura. Bene, grazie naturalmente a tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi, e me non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana, stessa ora, stessa rete, per continuare a parlare dei nostri e dei vostri risparmi. Buon investimento a tutti naturalmente. Buonasera, buonasera gentili risparmiatrici e cari risparmiatori, bentornati a una nuova puntata di Soldi che chiude una settimana che era partita nel migliore dei modi con i mercati che sembravano aver trovato una giusta intonazione, mercati che hanno però subito una battuta d'arresto martedì. In seguito alle parole del presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, martedì pomeriggio, Greenspan ha lasciato infatti intendere un prossimo rialzo dei tassi, e se a Wall Street, oggi peraltro chiusa per i funerali dell'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, il Nasdaq continua a lottare per mantenersi sull'importante livello tecnico e psicologico dei 2000 punti, a Piazza Affari protagonista è Mediaset, che ha beneficiato del prossimo debutto in borsa, nella borsa spagnola a Madrid, della controllata Telecinco. Buonasera anche a Gisella Donadoni. Buonasera Cosimo, ben ritrovati a tutti voi che ci seguite da casa. Mentre il caro petrolio sta già facendo lievitare i prezzi negli Stati Uniti, basti pensare che i taxi a New York hanno aumentato le tariffe del 30%, la Federal Reserve sembra ormai pronta a mettere mano ad un rialzo del costo del denaro. La manovra, che ha lo scopo di frenare l'inflazione, potrebbe fra l'altro rivelarsi più aggressiva del previsto e portare ad un aumento di 50 punti base del costo del denaro. Nel frattempo queste ipotesi hanno sostenuto il dollaro, che è tornato a guadagnare terreno contro l'euro ed ha attualmente un cambio intorno all'1,20.
E parleremo questa sera soldi ancora di hedge fund e del successo che questa tipologia di investimenti sta riscontrando sempre più tra i risparmiatori. Analizzeremo con i nostri esperti quali siano le fasi di mercato in cui sia più interessante investire in strumenti alternativi e quale sia la convenienza. Ma vedremo anche quali possono essere i problemi che nascono dagli eccessivi volumi che negli ultimi mesi sono riversati su questo strumento da parte degli investitori istituzionali. Di tutto questo parleremo con Gisella. Con gli ospiti che ci sono venuti a trovare stasera e che vi andiamo subito a presentare. Con noi Bernardino Cordera, amministratore delegato di Private Wealth Management SGR, società di gestione del risparmio, nata nel 2002 e dedicata alla gestione di fondi hedge. Attualmente gestisce 6 fondi hedge. Buonasera, ben arrivato. Buonasera. Buonasera Cordera, buonasera anche a Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting, società di consulenza specializzata, tra l'altro nella pianificazione patrimoniale e fiscale, nel marketing e nella comunicazione finanziaria. Buonasera. Buonasera. E con noi stasera per aiutarci ad approfondire tutti i temi all'ordine del giorno anche Marco Liera, responsabile di Plus Il Sole 24 Ore, il settimanale di finanza e risparmio del sabato del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Naturalmente parliamo di hedge e non possiamo farlo se non in compagnia di Stefano Bestetti, direttore di Mondo Hedge, il primo mensile italiano sugli hedge fund, diventato insieme al sito www.mondohedge.com punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Peraltro questo è il numero di maggio appena uscito, ma naturalmente bisogna aspettare le performance di fine mese, quindi è ovvio che Mondo Hedge sia sempre qualche settimana in ritardo, ma in ritardo logico. Questo è il numero di maggio, dicevo, con il servizio di copertina che dice basta con gli speculativi, poi chiederemo a Bestetti come mai. E intanto andiamo a vedere cosa è successo questa settimana sui principali mercati internazionali e nazionali, ricordando che Wall Street ha già chiuso, quindi abbiamo questa sera dei dati definitivi su tutti i mercati. Positivi questa settimana il MIB 30 e il MIBTEL, con performance rispettivamente del più 1,55% e del più 1,34%. Negativo invece il NUMTEL. Dall'inizio dell'anno bene il MIB 30 e il MIBTEL, che vantano un rialzo di oltre il 5%, mentre peggiora la performance del NUMTEL, che perde oltre il 16%. Tutte positive le borse internazionali. Questa settimana la migliore è Tokyo con un più 3,58%, seguita dal Dow Jones e da Francoforte. Dall'inizio dell'anno ottimo il Nikkei, che guadagna quasi l'8%, bene Parigi con un più 3,98% e praticamente invariate le altre piazze. Allora, mercati sempre più incerti sulla direzione da prendere. Dicevamo partiti bene questa settimana, un ottimo lunedì, un buon martedì mattina, poi le parole di Greenspan hanno raffreddato gli animi. Masullo, in questo momento si sentirebbe di privilegiare più il mercato europeo, in particolare l'Italia, oppure più quello americano? Bisogna fare due distinguo. In questo momento bisogna valutare il discorso della valuta, e quindi l'area euro o l'area dollaro, e poi i mercati. Sui mercati non c'è una visione di privilegio rispetto a quello americano piuttosto che quello europeo, perché l'obiettivo è portare a casa dei profitti e quindi si va a cercare dello stock picking, in quanto abbiamo visto che tutti i mercati galleggiano intorno alla parità o poco più, abbiamo visto anche dall'inizio dell'anno, e quindi perché c'è un'assenza di volatilità, quindi bisogna andare a cercare singoli settori, singole aziende nei singoli mercati. Quindi più che un mercato in generale, andare, come dire, a scegliere fior da fiore, fare quel che si dice stock picking, scegliere i titoli più performanti. Esattamente. Poi c'è il discorso valutario, allora lì però entrano delle altre componenti di tipo macroeconomico, perché abbiamo visto salire moltissimo verso all'inizio dell'anno la valuta europea contro quella americana, poi recuperare, quindi ci sono degli spazi di volatilità per fare della speculazione sulle valute. Confidiamo nel fatto che la Federal Reserve questa volta, se aumenterà i tassi, anche se lo stiamo dicendo dal 1 gennaio, siamo arrivati ormai a metà giugno, lo faccia, come dire, in maniera probabilmente meno accentuata. È anche vero che confidiamo nel fatto che a novembre ci sono le elezioni in America ed è sempre difficile aumentare il costo del denaro a ormai poco più di
quattro mesi dalle elezioni statunitensi. Bene, adesso è il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria, ma mi raccomando, restate con noi perché dobbiamo parlare di tanti altri argomenti ancora, dobbiamo dare voce poi anche alle vostre mail. Quindi mi raccomando, durante la pubblicità andate subito a cliccare su www.solditv.it. Poi vi spiego come funziona. Ciao ciao! Rieccoci di nuovo insieme, avete approfittato della pausa pubblicitaria per cliccare sul nostro sito www.solditv.it e registrarvi? Beh, se non l'avete ancora fatto mi raccomando fatelo subito, anche perché per quanti si registreranno questa sera per la prima volta ci sarà l'invio gratuito per una settimana del report dell'RCF di Lugano. E poi come sempre iscrivervi, registrarvi al nostro sito vi dà la possibilità di dialogare in diretta con i nostri ospiti mandando loro tutte le vostre mail. Risponderemo quanti potremo durante la trasmissione e poi i nostri ospiti saranno così gentili da restare a vostra disposizione per tutta la settimana, quindi continueranno a rispondervi. E poi sul nostro sito, ve lo ricordo, trovate anche gli ospiti della prossima settimana, gli argomenti che tratteremo, insomma tante notizie interessanti su soldi. Allora, dopo aver, come dire, parlato nella prima parte della nostra trasmissione di questa sera di quali sono le prospettive dei mercati, per quanto riguarda almeno il giudizio dei nostri ospiti, da qui alla fine dell'estate, addentriamoci nell'analisi dei titoli. Lo facciamo naturalmente con Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting. Lui parlava di stock picking. Ecco, in questo momento, per quanto riguarda i titoli quotati a Piazza Affari, su quali titoli si concentrerebbe il suo stock picking? Ma come diceva anche Marco Liera, ormai dall'ottobre dello scorso anno noi predichiamo un posizionamento sulla liquidità in generale, facendo poi appunto stock picking su pochi titoli. Questi titoli non vengono movimentati e due di questi sono proprio quotati sul mercato azionario italiano, hanno dato grandi soddisfazioni se andiamo a vedere sia dall'inizio dell'anno ma soprattutto dallo scorso autunno, e sono in particolare AMGA e Premuda. Allora, AMGA, l'azienda ex municipalizzata di Genova, azienda dell'acqua e anche del gas. Esatto, questa è una società che ha dei fondamentali, quindi noi ci stiamo concentrando soprattutto sui fondamentali, sulle prospettive di sviluppo, su un rapporto diretto con il manager. Abbiamo proprio un rapporto privilegiato con il segretario dell'associazione dei piccoli risparmiatori dell'AMGA e quindi di conseguenza anche con tutto il top management, ha dato degli ottimi risultati. Da gennaio del 2003 una crescita costante che l'ha portato da poco meno di 0,80 euro a 1,30, adesso siamo scesi intorno ancora all'1,18, all'1,22, 1,23. E questo è un titolo da tenere comunque ancora in portafoglio. E poi? E poi l'altro è Premuda, un titolo poco conosciuto che ha una capitalizzazione di borsa abbastanza limitato, però anche questo è un altro gioiello. Un titolo... Ecco, per chi non lo sapesse cosa fa Premuda? Premuda opera nel settore delle navigazioni, comunque delle autostrade del mare, se vogliamo usare questo termine. È una compagnia di navigazione che anch'essa ha sede a Genova. Ogni anno ha sempre dato un dividendo superiore o vicino al 5%, anche quest'anno non ha smentito questa caratteristica, ha una forte componente di liquidità e di cash flow positivo, tant'è vero che il 15% del capitale è in mano a grossi investitori istituzionali, anche questo ha dato delle grandissime soddisfazioni. Ecco, era arrivato a gennaio poco sotto i 2 euro, Premuda adesso è tornato intorno a 1,75. Bisogna considerare però che ha staccato un dividendo dello 0,5 centesimi. Quota ex dividendo. E a proposito di navi, io a questo punto darei là alla classifica dei titoli migliori della settimana, che sono guidati questa settimana proprio da un titolo che riguarda le grandi navi veloci. Proprio grandi navi veloci ad aprire la classifica con un più 18,61%. Ratti Meta segna una performance del 12,62%, a seguire Banco Desio Brianza, IMSI e Linificio. Per quanto riguarda invece i migliori titoli dall'inizio dell'anno, Ericsson si conferma il migliore con un più 66,76%. A seguire Banco Desio Brianza, risparmio non convertibile più 41,55%, poi troviamo ERA, grandi navi veloci nuovamente e INSI. Bene, vi abbiamo dato poco fa la classifica dei titoli migliori della settimana e dell'anno, è il momento invece di conoscere quelli che si sono peggio comportati. Cominciamo naturalmente dai peggiori della settimana. Al primo posto troviamo Impregilo con un meno 9,71%, a seguire sempre Impregilo ma risparmio meno 7,26%, e poi ancora Ace Gas, APS, Steyr, Renault De Medici, risparmio convertibile. Per quanto riguarda i peggiori dall'inizio dell'anno è sempre una squadra di calcio a guidare questa classifica,
ormai siamo abituati a questo. La Lazio con un meno 71,60 apre la classifica, a seguire Gym meno 54,43% e poi ancora Montefibre, Finarte e Montefibre Risparmio. Vediamo invece hanno cosa avuto, c'è. Hanno avuto qualche problema. Qualche problema, diciamo così, soprattutto gli azionisti. Diciamo così, non di riferimento. Vediamo invece, anche loro. Cosa c'è di interessante al di fuori del mercato italiano, Masullo? Ma noi abbiamo, con la logica di prima, cioè quella dello stock picking, stiamo andando in giro a cercare per il mondo azioni interessanti, andiamo a vedere proprio le aziende, e in questo momento abbiamo gli occhi puntati su due titoli, una società austriaca quotata a Zurigo che si chiama Setz e un'americana invece quotata all'over the counter, il bulletin board negli Stati Uniti. Cosa fa la Setz? La Setz l'abbiamo vista proprio due settimane fa a Klagenfurt, alla sede in Carinzia. È una società che fa wafer, quindi produce i componenti per i microchip. Hanno 20 clienti al mondo, che sono società come STM, AMD, Texas Instruments. Le previsioni per il fatturato del 2004 sono di un rialzo del 40%, perché i microchip seguono pedissequamente il ciclo economico e quindi la ripresa che c'è nata negli Stati Uniti sta dando dei buoni risultati. Un andamento abbastanza altalenante, però, guardando il grafico dall'inizio dell'anno. Infatti sta andando molto bene adesso, perché c'è stata l'inversione del ciclo e quindi una ripresa negli investimenti in tecnologia, che poi hanno come componente principale i microchip. Altri titoli interessanti fuori dai confini del nostro paese? L'altro, appunto, come dicevamo, si chiama Infinex Venture, è una società che, come ricordava Marco Liera prima, può essere paragonata all'Olivetti, cioè ha un turnaround, quindi ha una ristrutturazione in atto. Sono stati nominati i nuovi amministratori proprio una settimana fa. È una società che opera nel settore delle nanotecnologie, è salita di moltissimo in questo periodo. Ha più che raddoppiato il prezzo dal febbraio di quest'anno. Anche qui conosciamo la proprietà e il nostro target price a medio periodo è di almeno $10, quindi, perché c'è questo grande turnaround, questa grande ristrutturazione aziendale che sta dando i frutti in questo momento. Marco Liera, lunedì eravamo insieme, ci siamo visti alla relazione annuale del presidente della Consob, Lamberto Cardia, durante appunto l'incontro annuale con il mercato finanziario. Cardia ha bacchettato un po' le banche, ha chiesto infatti maggiore etica e responsabilità nel maneggiare, cito testualmente il presidente della Consob, il risparmio degli italiani. Sei d'accordo con Cardia oppure è stato un po' troppo severo con il mondo bancario del nostro paese? No, il richiamo all'etica serve, ma l'etica non basta, servono le regole e soprattutto servono degli standard condivisi. Allora, gli standard condivisi sono unanimemente accettati dal mercato quando tutti i soggetti sul mercato, dalle banche ai promotori ai risparmiatori, condividono il fatto che dal rispetto di questi standard c'è un vantaggio collettivo. In questo momento invece c'è una asimmetria, e cioè c'è una parte di questi soggetti, quindi gli intermediari finanziari, gli emittenti, che si avvantaggiano della situazione di disinformazione e di inconsapevolezza media dei risparmiatori italiani, perché diciamolo, la situazione è questa. In che modo? Non tanto con appunto prodotti fallimentari o truffaldini come i bond Ciri o i bond Parmalat, ma con una serie di strumenti quali le polizze vita unit linked, le obbligazioni strutturate, che sono assolutamente lecite, non procurano la perdita dell'intero capitale, ci mancherebbe altro, però sono poco trasparenti e proprio in virtù di questa scarsa trasparenza offrono grandi margini di remunerazione in capo agli emittenti e agli intermediari che le distribuiscono. Questo è il vero ventre molle del risparmio. Noi guardiamo alla storia Parma, guardiamo alla storia Cino, sono gravissime, però c'è un fenomeno di erosione dei risparmi degli italiani che va avanti giorno per giorno e che è invisibile. Poche remunerazioni per i risparmiatori, grandi invece commissioni per chi questi prodotti propone, ovvero le banche. Se mi permetti, devo spezzare una lancia a tutto quello che ha detto Marco, lui è stato un grande pioniere in questo, cioè alla fine quello che lui sta dicendo si può riassumere nel conflitto di interesse e quindi nello sviluppo della consulenza di tipo indipendente, dove appunto non c'è questo tipo di remunerazione incestuosa tra intermediari ed emittenti. Beh, sul, come dire, Marco Liera, oltre ad essere un paladino
come dire, dei risparmiatori sulla consulenza indipendente ha fatto uno dei suoi punti d'onore nelle battaglie quotidiane che conduce dalle colonne del Sole 24 Ore. Come ha anticipato Cosimo, anche noi di Soldi eravamo presenti alla relazione annuale della Consob che si è tenuta lunedì scorso a Palazzo Mezzanotte. E riguardo alle dichiarazioni di Cardia sulle banche, abbiamo raccolto i pareri di due fra i più importanti esponenti del sistema creditizio del nostro paese: Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa, e Maurizio Sella, presidente dell'ABI. Non ci siamo mai tirati indietro, ci sono delle lezioni da imparare da quello che è successo e noi ci stiamo impegnando perché non succedano più. Coloro che hanno avuto delle critiche evidentemente saranno giudicati nelle apposite sedi. Ecco, una relazione quasi interamente dedicata ai casi di dissesto, se lo aspettava? Sì, sono stati così importanti i casi di dissesto che assolutamente era prevedibile. Adesso... Molto ben fatta, ha ricostruito le situazioni accadute con molta precisione. Cosa cambia per il vostro lavoro adesso? L'impegno era già grande, ulteriormente aumenta. Abbiamo sentito i commenti di Passera e di Sella a, come dire, queste accuse di Cardia. Passiamo ad altro, forse meglio. Stefano Masullo, gli hedge fund, abbiamo appena sentito, stanno riscuotendo un enorme successo. Qualcuno appunto definisce eccessivo questo successo tra gli investitori. Quali vantaggi possono apportare secondo lei se inseriti correttamente in una gestione professionale? Ma mi sembra che sia stato questo argomento già esacerbato in maniera professionale dai colleghi presenti, cioè possono dare quel valore aggiunto soprattutto in mercati come questi laterali, possono dare delle accelerazioni nei momenti in cui la volatilità invece è molto più elevata. Per esempio, un mercato in questo momento particolarmente interessante per gli hedge è quello delle valute, dove ovviamente l'effetto leva può arrivare fino a 1,20 e quindi amplificare in maniera decisamente importante anche piccoli movimenti e quindi piccoli guadagni, sia soprattutto al rialzo che anche al ribasso, perché non dimentichiamoci che gli hedge fund possono operare in qualunque direzione, si diceva prima. Grazie a Stefano Bestezzi, a direttore di Mondo Hedge. Come dire, se siete interessati dovete sottoscrivere l'abbonamento perché in edicola non lo trovate. Grazie a Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting, e grazie naturalmente a Bernardino Cordera, amministratore delegato di PVM SGR. E grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti fin qui. A me non resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana, stessa ora, stessa rete, per un'altra interessante puntata di Soldi. Non mancate. Grazie e buon investimento a tutti. Buonasera, buonasera cari risparmiatrici e gentili risparmiatori, e benvenuti alla 40ª e ultima puntata di questa stagione di Soldi. E si è chiuso proprio in questi giorni il tormentone tassi dopo che il governatore della Banca Centrale Americana, Alan Greenspan, alla fine ha accontentato le attese dei mercati, almeno così sembra, alzando di un quarto di punto percentuale i tassi in America dal 1% all'1,25%. Ma le borse, che dopo alcune sedute caratterizzate da un forte nervosismo sembravano ben orientate a riprendere la loro marcia rialzista, nella serata di giovedì sono state protagoniste di una brusca inversione di tendenza. Bentornata Gisella Donadoni. Grazie, ben ritrovati a tutti voi, e per tutti coloro che stanno partendo per le vacanze estive parleremo in quest'ultima puntata di Soldi di quale sia il modo migliore per investire i propri risparmi in tutta tranquillità. Chiederemo ai nostri esperti perché sia meglio fidarsi ai prodotti che adottano una gestione attiva e soprattutto quale sia la asset allocation più adatta di questi tempi per le varie tipologie dei risparmiatori. E parleremo questa sera anche di aziende in crisi e delle opportunità che possono rappresentare per gli investitori.
Parleremo infatti delle società, di quelle società che di solito accusano forti perdite di bilancio e che spesso si trovano in gravi difficoltà finanziarie, ma che a volte, con una buona cura volta a risolvere problematiche finanziarie e industriali, possono ritornare agli antichi splendori. Questi gli argomenti all'ordine del giorno per quest'ultima puntata di Soldi, ed ora andiamo a conoscere insieme gli ospiti con cui li approfondiremo. Con noi stasera Giordano Martinelli, responsabile investimenti azionari di Anima SGR, una delle più importanti società nel risparmio gestito in Italia, che si distingue per il carattere autonomo della strategia operativa. Buonasera. Buonasera, buonasera e benvenuto buonasera. A Giordano Martinelli. Benvenuto anche a Giuseppe D'Angelo, presidente di AInvest, società indipendente attiva soprattutto nelle operazioni di ristrutturazioni di situazioni di crisi aziendali, naturalmente. Buonasera. Ci aiuterà ad approfondire i nostri temi anche Danilo Caselli, responsabile del supplemento economia del QN Quotidiano Nazionale, l'inserto economico settimanale del sabato allegato al giorno, il resto del Carlino e la Nazione. Buonasera, ben arrivato anche a lei. Buonasera, buonasera a Danilo Caselli, domani la copertina di economia del QN. Condono. Danilo? Condono, argomento ovviamente della settimana dopo la decisione della Consulta, quindi tutto quanto bisognerà capire per saperne di più regione per regione. È una rivoluzione, esatto, cambierà tutto. Questa è la copertina del QN. Buonasera, Stefano Masullo, questa sera nelle vesti di Managing Director per l'Italia di Luxury, Luxury che è un periodico multilingue distribuito in 40 paesi del mondo, interamente dedicato a tutto ciò che riguarda il lusso. Buonasera. Buonasera. E questo è il numero di luglio appena uscito in abbonamento, giusto? Esatto. Di nuovo insieme per l'ultima puntata di Soldi della stagione. Io ancora una volta vi invito a cliccare sul nostro sito www.solditv.it. Questo vi darà modo di intervenire in diretta alla nostra trasmissione, di interagire con i nostri ospiti ponendo loro tutte le domande che vorrete. Fatelo anche perché a quanti non potremo rispondere in quest'ultima puntata di Soldi, i nostri esperti continueranno a farlo durante tutta la settimana. E poi naturalmente quanti si registreranno questa volta, per la prima volta, anche se l'ultima puntata, nostro speriamo sito www.solditv.it, a questo punto penso davvero pochissimi, beh, avranno la piacevole sorpresa di ricevere gratuitamente per una settimana il report della RCF di Lugano, quindi un incentivo in più per quanti avessero tardato fino ad ora ad iscriversi al nostro sito, fatelo. Allora, noi proseguiamo intanto con la trasmissione. Stefano Masullo, che oltre a essere Managing Director di Luxury, per la prima volta ospita la nostra trasmissione con questa veste, è comunque un esperto di mercati e presidente di Opus Consulting. Masullo, le borse sembravano aver reagito bene, dicevamo, alla decisione di Greenspan di mercoledì sera sul rialzo dei tassi in America, poi nella serata di giovedì, Wall Street è stata protagonista di una decisa, di una violenta inversione di tendenza. Qual è il tuo sentiment alla luce, come dire, delle ultime due riunioni così movimentate sui mercati azionari per i prossimi tre mesi, per l'estate? Ma direi che non è che ci sia stato un grande movimento, come diceva anche Giordano prima e anche Danilo. Il mercato da qui alla fine dell'anno non farà niente, rimarrà così com'è perché ci sono delle questioni politiche. Proseguirà il movimento laterale quindi? Sì, perché lo 0,25 è stato un colpo al cerchio, un colpo alla botte, in quanto lo doveva fare, però non doveva sfiduciare più di tanto la candidatura di Bush, e quindi non muove assolutamente nulla, i problemi sono altri. I mercati sono controllati, sono sostenuti, qualsiasi mercato, non è possibile che il mercato italiano sia il mercato più forte del mondo in termini di indici, no, noi non siamo l'economia più forte del mondo, quindi per il 2004 nessun movimento strano, a meno che non ci siano degli avvenimenti assolutamente imponderabili. Il 2005 potrebbe esserci grossi problemi perché molti nodi dovrebbero venire al pettine. Poi lancio una provocazione all'amico Danilo, visto che poi lui le raccoglie sempre. Ci sono due termini utilizzati in quest'ultimo periodo che fanno molto sorridere e sono anche un po', per certi versi, una presa in giro. Quali? Graduale e percepita. Allora, la prima si riferisce ai tassi di interesse, e anche qui si è discusso, no, l'altro giorno, sul fatto che Alan Greenspan mettesse questo graduale o meno nella sua azione di rialzo dei tassi di interesse, e la percepita riguardo l'inflazione, perché insomma
bisogna dirlo ai risparmiatori e soprattutto ai consumatori se è veramente percepita l'inflazione. Stefano Masullo, l'ultima volta che sei stato nostro ospite qui a Soldi, l'11 giugno, quindi poco meno di un mese fa, avevi suggerito due titoli, Amga e Premuda. Vediamo quali sono state le loro performance e soprattutto ti chiediamo se, come dire, li continui a, come dire, a suggerire, continui a pensare che siano due buone possibilità di investimento. Beh, devo partiamo fare magari da Amga. Devo fare mia quello che ha detto Giordano prima, cioè anche noi quando facciamo consulenza non stiamo a guardare, sì, guardiamo lo scenario, però non guardiamo poi il day by day, andiamo a concentrarci sui fondamentali. Se andiamo a vedere che cosa ha fatto il listino dall'inizio dell'anno è più 5% circa, e lo confrontiamo con quello che ha fatto Amga e quello che ha fatto Premuda, rispettivamente il 30% e il 40%, mi sembra che parlino da solo questo tipo di performance. L'11 giugno, perché noi siamo abituati a misurarci quotidianamente, Premuda ha fatto un più 10% e Amga invece un 7%. Bisogna dire anche che Premuda ha un aumento di capitale in corso. È un'azienda a questo punto che potrebbe essere interessante prendere un po' di beneficio, cioè quindi non mantenerla ma incominciare a vendere un po' di titoli. Invece municipalizzata ma genovese? Su Amga invece direi che può essere interessante continuare a mantenere l'attenzione viva su questo titolo. A questo proposito, Stefano Masullo, cui bisogna mediarli. Certo, c'è chi consiglia in questi giorni, proprio ad hoc, di comprare Bond Parbalat. Ma è davvero così conveniente oppure è un'operazione che comunque presenta troppi rischi? Ma ti dico, io personalmente lo sto facendo per il discorso che facevamo prima, le grandi fortune si fanno nei grandi momenti di crisi e quindi è come quando si va a comprare a saldo stralcio nei fallimenti, compri all'ammasso e qualcosa di buono torna utile. Per quanto riguarda Parmalat però c'è un discorso diverso. Parmalat, gli azionisti non prenderanno nulla assolutamente, gli obbligazionisti avranno qualcosa, probabilmente avranno un warrant convertibile in azioni che a questi prezzi stracciati è molto interessante, quindi in un'ottica di grande speculazione è da fare. Ecco, vorrei fare un appunto però, bisogna diversificare, cioè non si può comprare una singola azione, cioè uno che volesse farlo deve comprarne 30 di quelle situazioni, perché sennò è veramente certo. Pericoloso. E a proposito di anteprime, Luxury, uscito da qualche giorno, il numero ultimo, il numero di luglio, servizio sulla finanza islamica. Stefano Masullo, tu che sei anche un esperto, hai tra l'altro scritto un libro in proposito sulla finanza del Bahrain, quali sono le prospettive finanziarie del mondo islamico? Beh, in questo momento, come dicevi giustamente tu, abbiamo 36 pagine dedicate al Bahrain e alla finanza araba in particolare, tenendo presente che la finanza araba nel mondo gestisce qualcosa come 1.100 miliardi di dollari. Quindi gli unici due popoli in questo momento che sono pieni di liquidità sono i russi e sono gli arabi. Non a caso questa rivista è tradotta in due lingue, in inglese, anzi in quattro in questo momento, in inglese, in italiano, in cinese e in russo. Quindi grandissime prospettive, noi da 15 anni che operiamo su questi mercati e ci sono state grandi soddisfazioni, ancora adesso ne avremo in futuro. Stefano, una battuta al volo, diamo spazio all'ultima domanda dei nostri telespettatori dell'ultima puntata, le altre risponderanno i nostri esperti nel corso della settimana, al volo. Allora, buonasera, non avendo titoli in portafoglio al momento, vorrei chiedervi se ritenete positivi gli eventuali acquisti su Enel e De Longhi. Ringrazio, è una mail mandata da Roberto. Non avendo titoli in portafoglio in questo momento io personalmente starei liquido, non andrei a comprare nessun titolo. Né Enel né De Longhi. Assolutamente. Grazie allora Stefano Masullo, recente managing director di Luxury, di cui abbiamo presentato il numero di luglio. Grazie a Giuseppe D'Angelo, amministratore delegato di AInvest, società specializzata. Presidente, ho detto male? Grazie a Cosimo Pastore, anche da parte di tutti i telespettatori che apprezzano la tua competenza, e grazie naturalmente anche alla regia, a tutti i tecnici, ecco. A quanti grazie da dietro a loro, le quinte ci hanno aiutato a in queste portare 40 avanti puntate, queste 40 a essere puntate. Sempre, speriamo. Abbiamo cercato di essere sempre puntuali, per quanto ci è consentito precisi, cercare di dare un'informazione corretta. Grazie veramente a tutti i ragazzi che hanno lavorato con noi. Un grazie particolare, me lo concederete, va a Francesca Colombo. Grazie Francesca, del programma, davvero di cuore.
E grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito, che ci avete seguiti, numerosi in queste 40 puntate. Continuate a farlo naturalmente anche per la prossima noi stagione. Noi ci saremo dal 19 settembre, questa volta il lunedì, quindi cambieremo giorno, speriamo che questo vi agevoli anche nella visione del nostro programma. Ciao, buone a tutti, vacanze, alla a tutti. Prossima, buone vacanze. Naturalmente. Arrivederci. Buonasera gentili risparmiatrici e cari risparmiatori e bentornati a una nuova puntata di Soldi, una puntata che naturalmente non può partire da questa settimana in calo per i mercati azionari internazionali, spinti al ribasso da alcuni dati trimestrali particolarmente negativi. Su tutti spicca Sony, che ha piegato il mercato giapponese soprattutto nella giornata di giovedì, dove ha registrato la peggior flessione negli ultimi 2 anni, ma anche dalla tensione che esiste nel che è esistita in questa settimana sul mercato valutario. L'euro è tornato a toccare quota 1,18 contro in dollaro. Dicevamo del Nikkei, il peggior tonfo negli ultimi 2 anni con una flessione del 5%, ma nessun listino è stato risparmiato da questa flessione. Infatti anche la nostra borsa, anche Piazza Affari, ha messo a segno una settimana decisamente riflessiva, ha messo a segno una settimana con il segno meno. Settore bancario ad amplificare le perdite del nostro mercato. Quello che naturalmente chiederemo ai nostri ospiti, Gisella, è se si tratta di uno storno limitato oppure se ci aspetta un autunno grigio in borsa. Certo. E dopo 4 mesi di calma piatta tornano le IPO in Piazza Affari con alcune interessanti novità. Trevisan per esempio ha inventato le quotazioni d'ombrello, Remedy Share, per cui si impegna a regalare un'azione ogni 10 se entro giugno non verranno raggiunti determinati obiettivi di redditività. E mentre le debuttanti studiano come tornare ad avvicinare i risparmiatori alla borsa, il ministro dell'economia Tremonti offre la possibilità di usufruire di un'aliquota ridotta per i fondi comuni dedicati alle small caps. Ma qual è il valore aggiuntivo di investire in azioni a piccola capitalizzazione? E mentre continuano le polemiche sui default dei casi delle obbligazioni Cirio e Argentina, i titoli di Stato invece la fanno veramente da padroni. Infatti questa settimana il Tesoro, pensate, in una sola giornata ha raccolto per il buono del Tesoro poliennale, per il BTP legato all'inflazione, richieste per oltre 5 miliardi. Ma è giusto accontentarsi di tassi inferiori al 2%? Esiste nel panorama italiano qualche titolo che, pur non mettendo in discussione il recupero del capitale, dia una remunerazione decisamente più consistente ai risparmiatori? E in questo momento è meglio puntare sul tasso fisso o su quello variabile? A chi faremo tutte queste domande, Gisella, questa sera? Questi sono gli argomenti che approfondiremo questa sera e lo faremo naturalmente in compagnia e con l'aiuto degli ospiti che ci sono venuti a trovare e che andiamo subito a presentare. Con noi stasera Francesco Arcucci, presidente della RCF di Lugano, società di consulenza indipendente che si è sempre contraddistinta per la professionalità dei propri prodotti e per il continuo lavoro di ricerca e di sviluppo in campo finanziario. Buonasera professore. Buonasera professor Arcucci, buonasera Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting, società di consulenza specializzata, tra l'altro lo ricordiamo, nella pianificazione patrimoniale e fiscale, oltre che nel marketing e nella comunicazione finanziaria. E ancora buonasera con noi questa sera Gabriele Capolino, direttore ed editore associato di MF di Milano Finanza, il quotidiano ed il settimanale dedicato agli affari e all'economia, che rappresenta una guida sicura, aggiornata e indipendente per chi opera nel mondo della finanza, ma anche buonasera per chi si occupa di finanza per i propri affari personali. Buonasera anche a lei. Buonasera a Capolino, che ci presenterà le molte novità che la sua casa editrice e il suo giornale soprattutto ha lanciato proprio da una settimana, a cominciare da MF Risk. Buonasera Guido Fontanelli, caporedattore di Panorama, della sezione Economia di Panorama, settimanale di riferimento della Mondadori, inutile dirlo, leader di mercato per autorità e qualità giornalistica, oltre che per diffusione e numero di lettori. Buonasera. Detto questo, a me non resta che invitare, come sempre, tutti quanti ci seguono ogni venerdì ad interagire con noi, ma soprattutto con i nostri ospiti, attraverso il nostro sito www.solditv.it. Mi raccomando, cliccate sul nostro sito e soprattutto registratevi, perché registrandovi avrete la possibilità di usufruire delle tante sorprese che abbiamo preparato per voi. Questa settimana doppio premio, e sì, perché chi si registra per la prima volta riceverà gratuitamente per una settimana i report della RCF di Lugano. Ed ancora Opus Consulting invece mette a disposizione di coloro che si iscriveranno l'invio gratuito per 6 mesi dell'osservatorio finanziario curato personalmente da Stefano Masullo. La possibilità di frequentare una giornata di studio
studio Mercati Aperti nella sede di Opus Consulting, la possibilità di partecipare sempre a stage operativi presso Opus Consulting ed ancora l'invio di uno dei 17 bestseller finanziari realizzati da Stefano Masullo. Quindi mi raccomando, cliccate e poneteci tutte le vostre domande attraverso le vostre mail. Esagerato Masullo questa sera con i telespettatori di soldi, ma come dire, noi cerchiamo sempre di fornire delle opportunità, degli spunti interessanti ai nostri, esatto, telespettatori. Andiamo a vedere nel dettaglio come si è conclusa la settimana, certo, in borsa. Gisella, come ha chiuso innanzitutto, allora, Piazza Affari? Certo, iniziamo dal MIB 30 che chiude con una variazione settimanale del meno 2,16, variazione annuale quindi dal 30-12-2002 più 6,07. Andiamo ora al MIBTER che chiude con una variazione settimanale del meno 1,81, per quanto riguarda invece quella annuale siamo al più 8,15. Ed ancora il NUMTEL che perde un meno 1,48 in questa settimana con una variazione annuale del più 17,78. E anche in questo caso, anche in una settimana così negativa per Piazza Affari come abbiamo visto, il NUMTEL perde meno di tutti e soprattutto continua comunque a registrare un incremento dall'inizio dell'anno di oltre il 15%. Esatto. Ma le cose non sono andate certo meglio in Europa, anzi infatti, nel mondo, a cominciare da New York, sì, ancora aperto, però è che ancora daremo, aperto, però, di cui daremo la chiusura in fine di trasmissione. Certo, daremo la chiusura in fine trasmissione, ma per ora siamo ad una variazione settimanale del meno 1,80% e annuale del più 14,45% per quanto riguarda il Dow Jones. Per quanto riguarda invece il Nasdaq siamo ad una variazione settimanale del meno 2,91% e annuale del più 39,03%. Spostiamoci a Londra che vede una variazione settimanale del meno 2,30% a fronte di una variazione annuale del più 7,59%. Tokyo invece mette a segno purtroppo questa settimana una performance negativa, molto negativa, con una variazione settimanale del meno 6,36% a fronte di un aumento invece annuale del 20,48%. Francoforte meno 1,39%, variazione settimanale, variazione annuale più 19,88%. Ed infine chiudiamo con Parigi che registra una variazione settimanale del meno 2,62% ed una variazione annuale del più 7,98%. Iniziamo con le domande ai nostri ospiti. Invece Stefano Masullo, come analizza questo momento particolare? Da sempre ottobre viene considerato un mese negativo, anche novembre, per quanto riguarda la borsa. Negli ultimi 5 anni ricordiamo che soltanto in 2 occasioni il mese di ottobre non è stato il peggiore in tutto l'anno, soltanto nel 99 e nel 2001, se non andiamo errati. Ma io sono fondamentalmente assolutamente d'accordo con quanto ha detto il professor Arcucci, perché abbiamo sempre predicato prudenza, in quanto è vero che le trimestrali diffuse quindi hanno evidenziato degli utili, ma questi utili sono fondamentalmente dovuti a un taglio feroce dei costi operativi e non sicuramente di aumento di fatturato, per cui qualsiasi decisione sui mercati deve essere presa comunque alla fine del 31-12 di quest'anno, cioè per capire se veramente c'è una ripresa del mercato inteso in senso macroeconomico, ma probabilmente anche il 2004 potrebbe avere dei grossi problemi, quindi rimango d'accordo con quanto detto poc'anzi. Ecco, analizzeremo poi con Stefano Masullo di Opus Consulting determinati titoli, oltre che determinati indici. Vorrei sottolineare una cosa che si sta verificando nel sistema bancario, quello che è già successo in precedenza nel sistema industriale. C'è una spaccatura netta tra i colossi e le società piccolissime, cioè come le casse rurali artigiane, che hanno un radicamento sul territorio molto forte, che stanno andando molto bene, e sta scomparendo la dimensione media, cioè quelle che erano le casse. Quindi o c'è un'aggregazione verso l'alto? O un radicamento. Per esempio, la cassa rurale artigiana di Cantù è molto forte, ha una quota di mercato ormai pari quasi al 50%. Perché? Perché sono venuti a mancare i due concorrenti principali, cioè il Banco Lariano, assorbito da San Paolo IMI, e la Cariplo, perché assorbita dal gruppo Intesa. Ecco, c'è da dire questo, che peraltro anche il governatore Fazio durante il suo mandato ha anche cercato di incentivare le aggregazioni, soprattutto, come dire, ha cercato di risolvere alcuni problemi di banche sicuramente di medio livello che stavano nel sud, agevolando aggregazioni o comunque operando una sorta di moral suasion nei confronti di aggregazione con le grandi banche del nord. Adesso parliamo, vediamo cosa ci ha detto invece sulle nuove aziende che potrebbero debuttare in borsa Lodovico Rosnati, che è il responsabile dell'equity della borsa italiana. Gisella. Certo. Allora, ci ha detto delle cose molto interessanti.
Sì, lui di Small Caps se ne intende davvero. Gli abbiamo chiesto quale potenziale esiste in Italia riguardo alle società quotabili. Sentiamo. Potenziale delle società quotabili in Italia? Abbiamo sentito anche questa mattina diverse stime, che ovviamente sono sempre difficili da fare. Abbiamo però noi realizzato uno studio con la Borsa Italiana che individua su un totale di circa 1200 società che hanno in teoria la possibilità di essere quotabili, un numero estremamente significativo dell'ordine delle 200-300 società. Quindi speriamo che si creino le condizioni nei prossimi anni per vedere una parte consistente di queste società accedere al mercato di borsa. Ed ora ricominciamo, eccoci qui a Soldi, ricominciamo dando uno sguardo ai migliori titoli della settimana, ovvero i 5 titoli che hanno messo a segno le migliori performance. Troviamo sul primo gradino di questo nostro speciale podio le grandi navi veloci con più 16,53%, a seguire CTO con una performance del più 12,50%, Eufon con un più 12,35%, Datamat 9,24% e Ratti con un più 7,80%. Invece chi è che si è comportato peggio questa settimana a Piazza Affari, Gisella? Purtroppo re di questa classifica negativo è Arquati con un meno 17,78%, segue Gandalf con meno 15%, Novus Pharma meno 10,52%, Reno De Medici Risparmio meno 8,33% e la Roma con un meno 7,89%. Parliamo invece, Gisella, di un settore e di titoli che, come dire, negli anni hanno dato soddisfazioni maggiori agli azionisti, ma soprattutto sono comportati anche in maniera più seria, cioè dei titoli del lusso. Sentiamo cosa ci ha detto l'amministratore delegato di Bulgari. La voce che i fratelli bulgari abbiano deciso di vendere la quota della società pari al 30% di cui sono titolari ha scosso il mondo finanziario. Sentiamo cosa ci ha dichiarato al riguardo Francesco Trapani, amministratore delegato di Bulgari. Le cose vanno nella giusta direzione, abbiamo avuto, come avete visto, un primo semestre tutto sommato buono, con i ricavi che sono saliti a cambi comparabili del 4% e i profitti dell'11-12%. Annunceremo, mi sembra, il 13 di novembre i risultati del trimestre estivo, che comunque, anche se non conosco ancora in dettaglio, sono sicuramente buoni, vanno nella giusta direzione, quindi posso confermare che se Natale non riserverà sorprese negative, l'azienda dovrebbe riuscire a fare quello che avevamo detto all'inizio dell'anno, e cioè nonostante la guerra in Iraq, la SARS e tutto, dovremmo vedere un 2003 migliore del 2002, quindi con un fatturato in crescita, diciamo con le vendite in crescita in termini di cambi comparabili di mid single digit, come dicono gli anglosassoni, e con un profitto che crescerà più che proporzionalmente, quindi insomma nella buona sostanza in linea con quello che la comunità si aspetta. Il mercato asiatico in generale, in Giappone in particolare, va bene. Il Giappone non ha neanche risentito dalla SARS, che ha colpito duramente per un paio di mesi il sud-est asiatico, e quindi le cose vanno nella giusta direzione. Il mercato giapponese era nel passato un mercato più facile di quello che è oggi, nel senso che i giapponesi prima compravano di tutto, oggi invece sono molto più selettivi e quindi si concentrano sui marchi più prestigiosi. Bulgari in Giappone è molto forte, la marca è molto nota, è molto rispettata e quindi ci ha sempre dato delle ottime soddisfazioni e continua a darcene anche adesso. Ecco, questo è il commento di Trapani, l'amministratore delegato di Bulgari, su quelle che sono le prospettive della società, prospettive peraltro mi sembra ben recepite dal titolo, che negli ultimi 5 mesi di borsa ha iniziato a salire ed è passato da una quotazione intorno ai 5 euro a una quotazione che ha toccato, per poi scendere leggermente, gli 8 euro. Quali sono, secondo te, le prospettive di questo titolo in borsa, Stefano Masullo? Ma come si diceva anche prima, il mercato del lusso è un mercato anticiclico, che se ne voglia dire, in quanto è per antonomasia riservato a una fascia alta. Il titolo Bulgari, devo dire che ha tenuto meglio di altri settori, anche se noi consideriamo l'estremo lusso e quindi l'industria del lusso, perché in Italia non esiste una vera industria del lusso, l'industria del lusso è quella francese. In Italia, come anche la stessa famiglia Bulgari, nonostante un grande marchio, una grande immagine, rimangono degli artigiani del lusso. Ovviamente queste quotazioni rispecchiano anche un andamento di tipo speculativo dettato da voci di dissenso tra i rappresentanti della famiglia Trapani e i Bulgari, e quindi si scommette su un potenziale ingresso di qualche altro azionista o della cessione, come si è vociferato. Ecco, a questo proposito, Guido Fontanelli ha sentito Stefano Masullo in chiusura
ci vuoi dire come è ripartito il portafoglio dei vostri clienti, ma soprattutto quali sono i titoli che privilegiate in questo momento? Ma in questo momento c'è una grande prudenza e quindi, come giustamente anche i colleghi hanno evidenziato, abbiamo pochissimi titoli in portafoglio, in particolare per ritornare al discorso bancario che si faceva durante il corso di questa trasmissione, abbiamo la banca Cari Firenze perché è una banca interessante sia da un punto di vista fondamentale che da un punto di vista speculativo perché potrebbe essere oggetto di aggregazione. Milano Assicurazioni che ha dato grandi soddisfazioni anch'essa. E poi abbiamo Ducati, che è il discorso che si faceva prima del lusso, perché Ducati, nonostante faccia fa delle moto di lusso, ma è considerato un mito alla stregua dell'Harley Davidson, ovviamente di livello inferiore nell'immaginario collettivo, però è un titolo molto interessante e siamo coperti con delle put, proprio per ricollegarci al discorso che faceva anche inizialmente il professor Arcucci, perché potrebbero esserci dei rovesci sul mercato. Un'ultima domanda. Visto che stiamo parlando per con Stefano Masullo, c'è una mail che chiede: alla luce del disegno di legge dell'onorevole Lettieri, quale sarà il futuro del consulente di investimento indipendente? Non resterebbe in sospeso il vero problema, che è quello del conflitto di interessi di chi dà consigli? È una mail che ci ha mandato Felice. Ma no, anzi, devo dire che il consulente di investimento avrà uno sviluppo veramente importante, proprio perché è fuori dal conflitto di interesse. Il problema riguarderà gli analisti finanziari, che sono in un enclave un po' particolare, in quanto spesso e volentieri sono dei dipendenti, mentre il consulente, essendo di per sé un indipendente, potrà soltanto beneficiare dall'andamento di mercato. Grazie a Stefano Masullo, presidente di Opus Consulting, grazie a Guido Fontanelli, caporedattore economia di Panorama, grazie a Gabriele Capolino, direttore ed editore associato di MF Milano Finanza, e grazie naturalmente anche al professor Francesco Arcucci, presidente dell'RCF di Lugano, per esserci venuti a trovare in questa puntata. E a proposito di RCF di Lugano, voglio ricordarvi che il convegno di RCF si terrà il 29 novembre all'Hotel Principe di Savoia di Milano e sarà gratuito per tutti i clienti di RCF e a pagamento per una trentina di fortunati che riusciranno ad aggiudicarsi i pochi posti disponibili per gli esterni. Mi naturalmente raccomando, cliccate sul nostro sito www.soldi.tv.it e avrete più informazioni, non solo riguardo a questo, ma anche naturalmente riguardo a tutte le nostre iniziative. Noi vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana, però prima dobbiamo dire come ha chiuso Wall Street, ce ne stavamo allora dimenticando. Wall Street ha chiuso, eccolo qua, Dow Jones si attesta a 9.583,50 punti con una variazione giornaliera di un meno 0,5%. Quindi ha limitato la perdita nella giornata di oggi. Il Nasdaq è 1.265,35, meno 1,07. Beh, grazie a tutti voi per averci seguito ancora una volta, naturalmente appuntamento alla prossima settimana. E buon investimento a tutti. Arrivederci. Buonasera, buonasera care risparmiatrici e gentili risparmiatori, bentornati a una nuova puntata di Soldi, anche questa sera in compagnia di Laura Malfatto, che andiamo subito a salutare. Buonasera Laura. Buonasera a te Cosimo, buonasera a tutti i risparmiatori che ci stanno seguendo da casa anche questa sera. Cosa è successo questa settimana sui mercati? Beh, il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea non ha avuto ripercussioni né sull'euro, che non si è apprezzato nei confronti del dollaro, né sulle borse continentali, che per nulla spaventate dal maggior costo del denaro hanno toccato, pensate, i massimi degli ultimi 4 anni. A Piazza Affari in evidenza i titoli assicurativi ed STM, che è ritornata ai valori di fine 2004. E questa sera a Soldi noi chiederemo agli ospiti che sono presenti, ai nostri ospiti ed esperti che sono presenti qui in studio, quelli che potrebbero essere i migliori investimenti per l'anno che sta per arrivare, per il 2006, tenendo ovviamente sempre presente che l'importanza di una corretta diversificazione va stretta al massimo. Quali saranno quindi le aree geografiche, quali settori da privilegiare per quanto riguarda l'investimento azionario e come invece ci si dovrà comportare sul fronte obbligazionario anche alla luce delle possibili variazioni dei tassi
tassi proprio per il prossimo anno. Ma per ottenere un buon ritorno dai propri investimenti è importante, ma non sufficiente, scegliere i migliori prodotti presenti sul mercato. Molto spesso, infatti, i risparmiatori si fanno condizionare dai rendimenti passati e comprano, vendono nei momenti sbagliati. Questa sera Soldi parleremo della prima regola per ottenere risultati di investimento in linea con le proprie aspettative, cioè di come bisogna ignorare le mode del momento e le performance di breve periodo, mantenendo invece gli investimenti effettuati per un lasso di tempo adeguato allo strumento finanziario prescelto. Di tutto questo, Laura, tutto parleremo questo con noi chi? Parleremo ovviamente in compagnia degli ospiti. Ve li vado a presentare: Giordano Martinelli, responsabile investimenti azionari di Anima, società di gestione del risparmio che si caratterizza per il carattere autonomo della sua strategia operativa. Buonasera e benvenuto qui tra noi. Buonasera, buonasera. Buonasera Giordano Martinelli, che peraltro è appena arrivato con un dono, però non per noi, ahimè, no, ma per come dire, la sua società. Fatto. Vi siete fatti, o meglio, ve l'ha fatto, ce l'ha fatto il Sole 24 Ore, il premio Alto Rendimento, per il terzo anno consecutivo Anima, miglior società di gestione small, si fa per dire. Vabbè. Buonasera Stefano Masullo e bentornato a Soldi, presidente di Opus Consulting, società di consulenza specializzata nella pianificazione patrimoniale fiscale. Buonasera. E buonasera anche a Massimo Fracaro, responsabile di Corriere Economia, il supplemento economico in edicola ogni lunedì con il Corriere della Sera. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera Massimo Fracaro, buonasera ad Aldo Bolognini Cobianchi e bentornato, benvenuto. Grazie. Nella nostra trasmissione, visto che è una prima volta, bentornato, perché con Aldo Bolognini Cobianchi ci, come dire, dividiamo una colleganza di molti anni fa, ma non diciamo quanti. Caporedattore di Patrimoni, il mensile del gruppo Class, dedicato a chi vuole creare, gestire e accrescere i propri patrimoni, e chi non lo vuole. Questa è la copertina del numero di novembre in edicola ancora per qualche settimana. Buonasera Aldo. Buonasera a voi. Come ogni settimana in apertura della nostra trasmissione, il lunedì diamo i risultati di Piazza Affari, che archivia un'altra settimana positiva con il MIPTEL in rialzo dell'1,48% e l'S&P MIB dell'1,15%. Rialzi inferiori all'1% per Allstar e Techstar. Dall'inizio dell'anno in evidenza il Techstar, che guadagna il 45%, mentre l'S&P MIB e MIPTEL registrano guadagni intorno al 12%. Bene, sono andate le cose a Piazza Affari. A livello internazionale, Laura, come sono comportati i mercati in questa settimana? Invece sono contrastati i principali listini internazionali, tra cui si mette in evidenza Tokyo in rialzo di quasi il 4%, bene anche pensa Francoforte e Parigi, che guadagnano quasi il 2%, mentre sono negativi l'S&P 500 e il Dow Jones. Dall'inizio dell'anno è il Nikkei che guadagna il 35%, mentre DAX e CAC 40 registrano rialzi superiori al 20%. A Stefano Masullo vogliamo chiedere invece qualcosa riguardo a Piazza Affari. Allora, Piazza Affari, che nel 2004 era stata la migliore borsa europea fra evidentemente le piazze finanziarie più importanti, quest'anno, pur registrando almeno per il momento una performance a due cifre rispetto agli altri listini, ad esempio il DAX di Francoforte o il CAC 40 parigino, Piazza Affari ha fatto decisamente peggio. Siamo a un più 12% rispetto a un rialzo che, dicevamo, per quanto riguarda Francoforte segna un più 23% e per quanto riguarda Parigi un più 21%. Come andrà, a suo parere, nel 2006? Piazza Affari continuerà intanto a mettere a segno un terzo anno con un segno più davanti, ma soprattutto come si comporterà rispetto agli altri principali listini internazionali? Partiamo da un presupposto, io rispondo sempre con questa domanda, che se avessi la sfera di cristallo avrei solo un cliente e non tanti, quindi dire che cosa farà la borsa italiana nel 2006 penso che sia un azzardo per chiunque. Posso cercare di individuare quelli che potranno essere dei temi, ma sicuramente un po' di rallentamento ci sarà, perché comunque, come diceva anche il collega Fracaro, il rialzo dei tassi da una parte è positivo, da un'altra parte è negativo. Sicuramente l'anno scorso la nostra borsa ha corso più del dovuto, perché noi non siamo la prima, non siamo stati e non siamo tuttora la prima economia del mondo. All'interno poi del paniere ci sono state delle società che hanno fatto molto bene, che sicuramente faranno bene anche nel prossimo anno. Probabilmente una moderata prudenza nel 2006 penso che sia un consiglio da dare a tutti quanti. Quindi moderata prudenza per quanto riguarda Piazza Affari.
E dopo aver spaziato a livello internazionale dall'America al Giappone per poi arrivare in Europa, torniamo al mercato italiano e ci torniamo con Stefano Masullo di Opus Consulting. Quali sono, Masullo, i titoli quotati alla borsa italiana su cui punterebbe per il 2006? Ogni tanto noi proprio qua in questa trasmissione facciamo questi esercizi. L'anno scorso avevamo dato due titoli in particolare, due titoli bancari, Banco di Desio e la Popolare di Sondrio, che hanno dato grandi soddisfazioni almeno fino a settembre. Quest'anno sono tre titoli, due del settore bancario, anzi uno del settore bancario puro, l'altro è una banca d'affari e il terzo è un assicurativo. Quindi parliamo di Alleanza, Mediobanca e Capitalia. Vi siete spostati innanzitutto però, siete rimasti, come dire, con un occhio di riguardo per il settore bancario, da Banca Popolare di Desio a Banca Popolare di Sondrio, con Mediobanca e Capitalia. Ma siete passati da titoli di medie dimensioni a titoli di più importanti dimensioni, no? Capitalia è uno dei più importanti gruppi bancari nel nostro paese, Mediobanca è la più importante, oltre che più gloriosa, merchant bank italiana. Le motivazioni sono abbastanza similari per Capitalia e Mediobanca, nel senso questo ragionamento che hai fatto è giusto, perché abbiamo visto che è esaurita un po' la corsa su questi, cioè questi due titoli hanno dato molto alle Banco di Desio e Popolare di Sondrio. Quest'anno pensiamo che questi titoli che abbiamo citato siano rimasti indietro rispetto ad altri, anche per motivazioni, e poi per motivazioni di tipo strategico potrebbero fare un buon percorso. Mediobanca e Capitalia. Sì, Capitalia perché è il quarto gruppo bancario e devo dire che anche le notizie di settimana scorsa ci danno ragione, perché ha visto entrare nella propria compagine societaria strutture del calibro della Fininvest, quindi l'amministratore delegato ARPE ha fatto un ottimo lavoro di razionalizzazione, di ristrutturazione prima, adesso c'è una fase di rilancio. Mediobanca perché è la prima merchant bank d'Italia, anche qui... Capitalia più o meno è sui massimi in questo momento, no? Poco sotto i 5 euro che sono stati toccati qualche mese fa. Sì, però pensiamo che appunto... Sui massimi dall'inizio del 2004. Nel corso dell'anno, sia da un punto di vista della gestione ordinaria che dal punto di vista della gestione straordinaria, quindi essendo rimasto un po' fuori dai giochi di fusione e acquisizione sia a livello nazionale che internazionale, potrebbe questa nel 2006... Potrebbe essere l'anno... Esatto, di Matteo Arpe. Abbiamo visto anche Fininvest che è molto liquida entrare, anche altri gruppi, quindi sicuramente qualcosa si muoverà anche da un punto di vista... E invece per Mediobanca, anch'essa non lontana dai massimi da un paio d'anni a questa parte, massimi intorno ai 17 euro erotti e che adesso veleggia intorno ai 15 euro, poco sotto i 15 euro e mezzo. E Mediobanca, anche qui c'è stato un grande lavoro di rilancio e di riposizionamento da parte del management e soprattutto Mediobanca è come comprarsi un indice della Borsa di Milano, viste le partecipazioni che hanno, anche se sempre di più sposteranno l'asse sulla consulenza che sulle partecipazioni, però è un altro titolo che potrebbe dare grosse soddisfazioni. E poi, veniamo al titolo assicurativo, ad Alleanza. Alleanza, anche qui, Alleanza non ha fatto granché dall'inizio dell'anno, però è arrivato un manager molto importante come appunto Salvati, che sta strutturando e rilanciando l'azienda. In più non dimentichiamoci che è leader di mercato assoluto in Italia nel settore vita, quindi con anche il discorso del TFR proposto dal nostro governo attuale sicuramente potrebbe beneficiarne. In più c'ha un valore fondamentale che sono i 2000 agenti e barra esattori che sono il vero nervo portante, e anche qui si potrebbe ipotizzare un'operazione di tipo straordinario, da tanto che si parla di una potenziale fusione, quindi di un riacquisto da parte, fusione riacquisto da parte della controllata Generali, è un po' come l'operazione che è stata fatta su RAS, quindi anche qui un'operazione di tipo straordinaria potrebbe dare un po' il turbo a questa azienda oltre che per la parte ordinaria. E Laura, andiamo a vedere se ritroviamo questi tre titoli fra i migliori dall'inizio dell'anno e i migliori nelle cinque sedute che noi consideriamo dal 28-11
al 5,12. Benissimo, parto con i migliori dell'anno, se sei d'accordo, con un rialzo di questa settimana fondiaria. SAI entra infatti nelle top 5 della classifica, appunto, dei migliori titoli dall'inizio dell'anno, dominata sempre, come abbiamo detto, da Banca Monte dei Paschi di Siena. Invece Saipem è il miglior titolo della settimana, con un guadagno del 7,08%, rialzi intorno al 5% per quanto concerne due assicurativi, Fondiaria SAI e Generali Fiat e STM. Questo era dall'inizio della settimana, mentre all'inizio dell'anno abbiamo visto che Capitalia, nonostante Masullo lo veda come uno dei titoli più interessanti anche per il prossimo anno, abbia messo a segno un più 45,40%, quindi un rialzo significativo già in questi primi 12 mesi, mancano ormai poche sedute alla fine del 2005 in borsa. Vediamo i peggiori 5. Li vediamo subito, i peggiori 5 della settimana, i peggiori 5 dell'anno come sempre. Banca Fideuram conduce, ahimè, invece la classifica dei peggiori titoli della settimana, seguita da RCS, Unicredit, Fastweb e Mediaset. Dall'inizio dell'anno la classifica è invece praticamente invariata, con Telecom e Pirelli EC ai primi due posti. E questi sono i dati con il supporto della grafica che state vedendo. Se avete domande da fare, curiosità, o soprattutto se volete sapere come investire i vostri soldi, lo potete fare, perché abbiamo un sito, e lo sapete, www.solditv.it. attraverso il nostro sito potete porre le domande agli ospiti che sono presenti qui in studio, vi risponderemo nel corso della trasmissione. Qualora non fossimo in grado di farlo in tempo reale, lo faremo comunque durante il corso della settimana. www.solditv.it. a tra pochissimo, perché adesso c'è la pubblicità, vi aspettiamo qui come sempre per i vostri investimenti. A tra poco. Continuiamo a parlare di titoli di Stato, argomento sempre molto interessante per i nostri telespettatori, almeno a giudicare dalla mail che ci arrivano in redazione. Stefano Masullo, che cosa consiglierebbe lei invece nel 2006 in materia obbligazionaria? Tasso fisso o variabile intanto? Anche qui dare una risposta secca è difficile, perché dipende dalla propensione... La particolare, Sì, dipende dalla propensione al rischio dell'investitore. Qui mi unisco anche a quello che hanno detto prima i colleghi, perché è un discorso poi che incide sulla duration e sulla rischiosità. Ovviamente per gli investitori che non hanno una propensione al rischio, hanno un orizzonte temporale limitato, direi di stare sul reddito fisso, cioè sul tasso variabile, mentre per quelli che vogliono avere un rischio maggiore, quindi di conseguenza anche un maggior rendimento, fare qualche arbitraggio utilizzando appunto strumenti che hanno un tasso fisso con una durata non lunghissima però. E poi bisognerebbe andare a cercare anche in giro per il mondo quelle opportunità. Per esempio, un'opportunità negli ultimi periodi è stata quella della Turchia, del reddito fisso turco, che ha avuto i benefici della potenziale ingresso, anche se di là da venire, nell'Unione Monetaria Europea, ha avuto delle ottime performance in conto capitale. Però queste sono ovviamente domande che necessiterebbero di un'articolazione maggiore. Stefano Masullo, coloro che investono in azioni si dividono solitamente in due grandi categorie, no? I cassettisti, cioè coloro che fanno investimenti per il lungo periodo, no? Che tengono le azioni nel cassetto, e i trader, coloro invece che comprano e vendono a breve. A suo avviso, quale strategia può portare più frutti nel lungo periodo? Nel medio periodo, perché nel lungo periodo, come diceva Keynes, saremo tutti morti, quindi parliamo, parliamo del medio periodo. Correttamente, mi corregge, giustamente, nel medio periodo. Nel medio periodo direi che la cosa migliore, come dicevano i latini, che la virtù sta nel mezzo, quindi un giusto equilibrio, un giusto mix tra un po' di trading, non molto, ma neanche un'esagerazione nell'essere cassettisti, quindi avere un orizzonte temporale di almeno 8 mesi, cioè quando noi diamo dei consigli, come è stata l'occasione in passato anche in questa trasmissione, quando si dice, per esempio, in passato abbiamo detto Banco di Desio e Popolare di Sondrio, tenerli almeno 8-9 mesi,
Poi dopo può succedere che ci siano dei movimenti che allora facilitano il trading, però la media è 6 mesi, 8 mesi e poi magari fare un po' di trading all'interno, ma sempre, come diceva anche Giordano Martinelli, utilizzando la razionalità. Cioè, se io ho scelto un titolo, questo titolo può avere degli sbalzi all'insù, all'ingiù, allora magari aggiusto le mie posizioni facendo un po' di trading, ma tenendo ben presente una posizione di almeno 6-8 mesi. E anche per Fidelity International, la società di gestione indipendente più importante per asset gestiti a livello internazionale, gli investimenti a medio periodo sono quelli più premiati in termini proprio di risultati. I target funds, ad esempio, mirano a massimizzare i rendimenti ad una precisa e predefinita scadenza. Rita Schirinzi, che è responsabile marketing e comunicazione di Fidelity International, ci spiega come funzionano esattamente. Seguiamolo insieme.